Allora, scusate l'outfit, la faccia tenuta, ma sono appena rientrata a casa e sono le 7:30 di sera e sono stanchissima. Però oggi è venuta la donna delle pulizie, quindi finalmente l'appartamento ha un aspetto umano e soprattutto è ancora estate, quindi c'è ancora luce, posso farvelo vedere ben bene prima di lasciarlo, perché purtroppo tra un mesetto è già un anno che sarò qua e mi scade il contratto di questo appartamento che era particolarmente agevolato, quindi voglio farvelo vedere prima di lasciarlo. Qua si entra una bellissima porta blindata, qua c'è il mio bucato perché appunto è appena venuta, semi arredata, quindi il gusto non è certo il mio, giusto ho fatto qualche adattamento, la televisione c'era già, questa finestra è super rilassante soprattutto la sera. Guardare fuori da su questo giardino interno, altri appartamenti della stessa residenza. Ecco qua la vista dalla finestra, super luminoso, mi piacciono tantissimo queste finestre che arrivano, cioè che coprono tutta la parete. Questa invece qua a sinistra è la cucina. Ecco qua, che anche questa era tutta già installata, ammobiliata. Sono super contenta di avere sia un forno, sia una lavastoviglie, sia un frigorifero enorme con anche un vero congelatore finalmente, e non solo un compartimento del frigo. Purtroppo l'unica cosa che non funziona, non sono mai riuscita a far funzionare la cappa. Una volta che l'ho toccata ho preso una mega scossa, quindi non oso più toccarla. Avrei anche un mini balconcino. Però, cioè, non so, potrebbe essere abbastanza per metterci un tavolino e prenderci una colazioncina, però è comunque piccino rispetto agli altri che si hanno qua. Questa vista interna su questo giardinetto è super rilassante. Vedere anche un po' di verde, super calmo. Poi qua spesso c'è gente che si allena, fa sport. Bambini che giocano, gente che porta fuori il cane e qua a sinistra abbiamo una specie di locale dove c'è la lavatrice che era già lì e funziona molto bene anche lei. Rientriamo verso la cucina. Le altre cose sono mie, tipo questo robot da cucina che mi ha preso mia sorella e andiamo verso la zona notte. Qua ci sarebbe un sacco di spazio e come avete notato non ho il tavolo da pranzo, mangio sempre su questi due mini tavolini, infatti un po' di mal di schiena. Non saprei dove metterlo un tavolo da pranzo qua e con le relative sedie, però c'è questa parte qua che è un po' vuota. Qua ci sarebbe anche il citofono e sarebbe una smart house, cioè da qua puoi controllare tutti gli interruttori dell'aria condizionata e della luce. Allora, qua abbiamo la prima toilette, che è veramente solo toilette e rubinetto. Ah, qua ho una specie di piccolo stanzino dove metto le cose per la pulizia, un po' di scarpe, e questo è il resto del corridoio. Allora, non ho ancora dato uno sguardo alla stanza, quindi non so come ce la troveremo, però appunto questa è la stanza degli ospiti, dove c'è anche una mini postazione quando lavoro da casa e ho messo una mini asse da stiro. In realtà adesso mi sono messa a dormire su questo letto perché è molto più comodo dell'altro, il materasso è molto più alto, anche se è più piccolo. E qua ci sono gli armadi, anche se non mi piace il fatto che siano built-in, cioè che siano dentro al muro, perché tipo tutto questo spazio qua sopra secondo me è sprecato, ci potrei mettere qualcosa sopra, tipo, non so, l'aspirapolvere, le valigie, eccetera. E invece no. Questa è un po' sempre la stessa view, la stessa panoramica, anche se noterete che questa stanza è più lunga rispetto alle altre, c'è tutto questo pezzettino in più della finestra che è sporgente. Ecco qua. E quindi adesso io vivo nella stanza degli ospiti, ma ho anche sempre utilizzato il bagno degli ospiti perché preferisco la doccia alla vasca da bagno. Però appunto questo appartamento ha solo l'imbarazzo della scelta perché abbiamo sia qua la doccia bella spaziosa che mi piace tanto, sia dall'altro lato abbiamo la vasca da bagno e questa è la stanza da letto principale. Scusate, ci sono tutte le lenzuola appese.
E qua ci sono tutti i piumini che non utilizzo più perché fa super caldo. E vabbè, ma questo è il letto dove ho dormito per i primi 7 mesi, diciamo, dell'avventura marocchina. E anche qui c'è questa bellissima vista sul giardino. E qua c'è effettivamente l'armadio con tutti i miei vestiti. Quindi devo dire che, pur essendo una persona, sono riuscita a espandermi in tutto l'appartamento enorme, e questo alla fine è il bagno master a cui si accede dalla stanza principale e che ha la vasca da bagno. Ecco qua, e anche un altro dettaglio che mi piace tantissimo, che è questo calorifero qua, che si può accendere qui e riscalda. E voilà, la mia casetta. Non so esattamente la metratura di questo appartamento, non la conosco. Penso che possa essere attorno ai 70-80 metri quadri. Mi piacerebbe molto di più se avesse un vero balcone, una vera terrazza, ma non mi lamento, mi piace un sacco. Penso di potermi immaginare di vivere in un appartamento del genere. In realtà era il mio sogno averne uno proprio con le finestre così, e bello moderno, e sono al secondo piano. È una residenza super sicurizzata, super safe, ci sono agenti di sicurezza a ogni ingresso. E ogni volta che viene qualcuno a portare del cibo che ordino, è sempre accompagnato da un agente di sicurezza fino alla mia porta. La porta è blindata, i vetri sono doppi vetri, non ho mai avuto problemi di sorta, di acqua, elettricità o ascensori vari, che so che sono abbastanza comuni in Marocco, e sono 5 minuti a piedi dal mio ufficio. Detto questo, un appartamento come il mio a Casablanca, Finance City, che è questa zona nuova, moderna, è la zona del vecchio aeroporto, che appunto è stato spostato più fuori, che si sta sviluppando tantissimo in questo mega hub per i business, e quindi stanno costruendo solo residenze di lusso come questa, super moderne, e anche uffici super moderni. E quindi insomma stanno puntando a un certo tipo di clientela. Di conseguenza, già Casablanca non è una città molto buon mercato. In più, se è un appartamento di high standing come questo, il prezzo di mercato di questo appartamento con due stanze da letto, tre bagni, che non ho mai visto, è di 15.000 dirham, cioè sono circa poco meno di 1.500 euro al mese. Non so come, è un appartamento che mi è stato fornito dal mio datore di lavoro, quindi i primi 3 mesi non ho dovuto pagare l'affitto e dopo ho cominciato a pagarmelo io, ma non so come il mio datore di lavoro è riuscito a negoziare il prezzo tirandolo giù a meno della metà, perché io attualmente pago 7.000 dirham al mese, che sono 700 euro per farla breve. Che è pochissimo, non solo per Casablanca, ma soprattutto per questo tipo di appartamento in questa zona. E la clausola, diciamo, di questo contratto favorevole, di questo prezzo così basso, era che sarebbe durato solo per un anno, per appunto per motivi di Covid, perché comunque il proprietario sapeva che non l'avrebbe potuto affittare ad altre persone, altrimenti sarebbe stato vuoto, perché non c'erano altri expat che sarebbero arrivati. E quindi ha accettato di lasciarmelo a questo prezzo. Detto ciò, il contratto scade a settembre e così scadrà anche il prezzo, purtroppo. Io non voglio pagare più di 800 euro al mese per un appartamento, che mi sembra già tanto non per Casablanca, però per il Marocco in generale, soprattutto per un affitto, e concettualmente parlando non voglio buttare via così tanti soldi in affitto, soprattutto non ho bisogno tecnicamente di così tanto spazio. Adesso che ce l'ho, l'ho ben riempito, però tecnicamente mi andrebbe bene anche un appartamento solo con una stanza da letto, che in questa residenza qua costa più di quanto io sto pagando, perché una mia collega ha un appartamento con una sola stanza da letto e un bagno, e paga 8.000 dirham, che sono 800 euro, quindi 100 euro di più di me, e ha una stanza in meno di me. Sono anche appartamenti che secondo me sono pensati
inizialmente per gente che viene per business, non proprio per abitarci per lunghi periodi, perché come avete visto entrambi gli armadi sono dentro al muro e secondo me non è pensato per sfruttare bene lo spazio, o almeno insomma l'arredamento attuale non lo permette, poi io non mi sono messa a fare grandi aggiustamenti perché sapevo che comunque non sarei rimasta più di un anno in questo appartamento e quindi se fosse stato per me avrei fatto magari un ripostiglio un po' più ampio, insomma alcuni aggiustamenti, avrei un po' catapultato la sala per trovare un posto per mettere il tavolo da pranzo. Questo divano a me piace alla fine, così a L, è molto comodo, un pochino duretto ma diventa anche doppio in realtà, perché vabbè, penso che sia il modello classico di IKEA, ma qua sotto si apre così, cioè in realtà si tira ancora più fuori e poi questa parte qua sotto si può mettere allo stesso livello dell'altra e così ti vengono fuori altri due posti letto qua, due posti letto nella stanza degli ospiti e due posti letto nella stanza principale, quindi alla fine puoi ospitare sei persone, hai tre bagni, è fantastico, se non fosse che per il Covid non mi è venuto a trovare nessuno, quindi uno spreco assoluto. E niente, quindi adesso mi devo mettere un pochino a cercare casa qua a Casablanca, che avevo già cominciato un pochino a fare, ma non è molto divertente. E niente, se avete domande, questioni, dubbi di vita, fatemeli qui sotto e altrimenti vi farò vedere, magari vi porterò in giro con me a cercare casa a Casablanca. A presto!